Vivere e raccontare, puntata numero 409, sono le 11 del 27 luglio 2023, dagli studi di Aracne TV, Paola Perri. In collegamento con noi Regina Resta, presidentessa dell'associazione Verbum Landiart. Vivere e raccontare il programma televisivo ideato da Gioacchino Onorati e Augusto Zucchi, e oggi con la dottoressa Resta parleremo della nascita e degli obiettivi dell'associazione. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a lei, grazie mille di questo incontro. Grazie a lei. Allora, io chiedo alla regia di mandare in sovraimpressione la pagina Beautiful Mind dedicata alla nostra protagonista, e lei chiedo invece quando è nata Verbum Landiant. Verbum Landiart è un'associazione che è nata dopo la fine di un programma su una web TV locale che si chiamava, che io avevo chiamato Verbum Landiart. Però, visto che la web TV fu chiusa, naturalmente io mi trovai a scegliere se continuare o meno questa attività con le TV private oppure portare avanti un progetto nuovo. E quindi pensai di ideare, di costruire un'associazione che avesse gli stessi obiettivi che mi ero prefissata con la mia rubrica in cui intervistavo autori emergenti e non del mondo della letteratura. Però in questo modo con l'associazione pensai di dare spazio a più campi, quindi Verbum Landiart poteva comprendere più campi che non fossero solo limitati allo schema letterario, quindi potesse comprendere anche la pittura, la musica, il teatro, il cinema, e quindi l'associazione, insieme pensai di coinvolgere non tanto persone o amici competenti della mia città, che io vivo in un paese in provincia di Lecce, Galatone, e sono originaria del napoletano, però ho sposato un pugliese, quindi sono venuta a vivere in questa bellissima zona del Salento, sono felicissima di esserci. E anche se ho sempre nostalgia di Napoli e delle mie origini, però nel complesso la mia associazione volevo dargli un taglio un po' più ampio, che non fosse limitato a un territorio ristretto. E quindi scelsi come collaboratori e soci fondatori persone competenti ed esperti che vivessero in altre città d'Italia. Quindi compresi, erano tutti componenti all'inizio, nella prima formazione, erano componenti che comprendevano praticamente professionisti del sud, del centro e del nord d'Italia. Questo ha dato origine chiaramente a iniziative. La prima importante è stata il premio Città del Galateo, perché è la città dove io vivo, Galatone, è la città di origine del grande studioso e letterato Antonio De Ferraris. E quindi Città del Galateo si intendeva riferirsi proprio a questa figura del Salento, rinomata in tutta Italia e anche all'estero come figura letteraria del Quattrocento. Naturalmente Città del Galateo perché lui negli ultimi anni preferiva sostituire il suo cognome De Ferraris con il nome Il Galateo, cioè originario di Galatone. Ecco perché il primo titolo del premio fu Città del Galateo. L'associazione ebbe un grande successo perché io, in virtù delle conoscenze e delle amicizie che avevo acquisito negli anni, invitai ospiti stranieri. Quindi non ebbe soltanto un taglio prettamente locale o territoriale o limitato, diedi subito un taglio internazionale. E sinceramente, nonostante l'inesperienza, sa com'è all'inizio quando si creano delle associazioni, è sempre un punto interrogativo. Ebbi sinceramente la grande fortuna e anche un'avventura che ebbe successo e cominciò ad avere la sua risonanza immediatamente. Tanto è vero che nel corso degli anni, per 5 anni, il premio e così tutte altre attività sono state svolte e sempre con un taglio internazionale. Non ci siamo limitati al discorso e non mi sono limitata al discorso prettamente, ripeto, letterario. Quindi abbiamo organizzato mostre,
convegni, tavole rotonde, incontri online, interviste e tante altre iniziative che riguardassero i temi più forti, quelli della salvaguardia dell'ambiente, la pace, la giustizia, la legalità e tante altre tematiche che ancora oggi noi prendiamo in considerazione. Quindi abbiamo svolto delle attività svariate, solo che dopo 5 anni che il premio e quindi la maggior parte delle attività si svolgessero qui nella mia zona, abbiamo sentito la necessità, per una questione semplicissima, di spostarci su Roma. Perché? Ma per una questione di comunicazione, perché la frequentazione e l'adesione da parte dell'estero è stata talmente forte. Adesso posso dire che noi praticamente abbiamo, e alla prossima edizione che faremo a Roma, avremo 4 ambasciate e autori che verranno dal Canada, dall'India, cioè vengono praticamente da paesi extraeuropei. E naturalmente Roma dà l'opportunità a tutti, per i mezzi, soprattutto per l'aeroporto internazionale, di poterli accogliere più facilmente, cosa che invece, e questo è un mio rammarico, perché mi sarebbe sempre piaciuto e piacerebbe poter valorizzare il nostro territorio facendo conoscere queste personalità dell'estero, perché parliamo di personalità di spessore, non del concorrente, del semplice concorrente. Abbiamo autori di grande prestigio. Quest'anno, per esempio, noi stiamo premiando l'ambasciata dell'Uzbekistan, carissimo amico l'ambasciatore Obatek, anzi, scusi, che praticamente è venuto in visita in Italia e ha regalato a Mattarella un libro famoso del suo paese, che è stato tradotto dalla casa editrice Tedi, e la prefazione è stata fatta dal presidente. Quindi non solo noi premieremo l'ambasciatore con il quale io ho delle attività da 5 anni, perché sono anche vicepresidente di un'altra associazione collegata con l'Uzbekistan, e poi abbiamo rapporti con l'ambasciata della Polonia, del Congo, abbiamo avuto anche l'ambasciata della Serbia, e avremo anche ospiti della Macedonia, del Montenegro, dalla Spagna, dall'Uruguay. Quindi voglio dire, ecco, la scelta quindi di Roma è stata più che altro strategica. Quali sono le finalità? Per Mulan è nata perché la mia passione è la scrittura. Io, diciamo, amo scrivere poesie, ma soprattutto amo il contatto, viaggiare. E quindi questa associazione mi permette, mi ha permesso di soddisfare anche un po' le mie ambizioni, i miei desideri, e soprattutto di allargare le mie conoscenze, perché i rapporti con gli altri paesi stranieri, anche del Medio Oriente, avremo un premiato, un poeta dell'Arabia Saudita. E quindi queste cose, diciamo, ci danno orgoglio, mi fanno sentire bene, nel senso che l'Italia si fa portavoce nel mondo della sua cultura. E non ci vogliono grandi mezzi. Io non sono partita veramente forse con l'incoscienza di chi è più giovane, adesso ho la mia età, e quindi voglio dire, l'esperienza mi ha maturato e mi ha fatto anche crescere. Però ho imparato che la cultura italiana è molto amata all'estero, più di quanto non l'amassimo noi in Italia. E quindi partecipano, la gente è stimolata, gli autori, i poeti, gli scrittori. Anzi, negli altri paesi, in alcuni paesi in particolare, la cultura viene valorizzata, gli artisti, gli autori, gli scrittori sono addirittura aiutati a venire nel nostro paese. Nel momento in cui noi premiamo un poeta realmente valido, è lo Stato che interviene a dare la possibilità a queste persone del mondo della cultura a venire nel nostro paese. E poi naturalmente noi diffondiamo la nostra conoscenza in questi paesi. Non che ce ne sia bisogno, che voglio dire l'Italia è conosciuta, però
ogni piccolo contributo, secondo me, aiuta, soprattutto perché è quello che mi interessa particolarmente, interessa ai miei soci, ai miei collaboratori. Siamo gli stessi da tanti anni, perché ci lega la passione e il senso di correttezza e di serietà, perché ci autotassiamo, non abbiamo grandi fondi che ci permettono di fare, però abbiamo questa passione forte e tenacia, e soprattutto io ho puntato sulla professionalità delle persone. Quindi i soci li voglio elencare, perché non sono soltanto io la protagonista di Verbulandia Arte, anche se è stata una mia idea, anche se l'ho fondata io, però se non avessi avuto il contributo dei soci fondatori, di alcuni di questi che sono rimasti fedeli negli anni, perché poi abbiamo anche trasformato l'associazione da Verbulandi Art in Verbulandi Art APS, quindi siamo molto sensibili alle problematiche sociali, e abbiamo costruito e ideato una rivista online che sta avendo un grande successo, registrata al Tribunale di Lecce. Io ne sono l'editore, modestamente, ne sono l'editrice. Però abbiamo un direttore iscritto all'albo dei giornalisti del Lazio, il professor Roberto Sciarrone, e con me e nella redazione fanno parte gli soci fondatori dell'associazione, nonché i collaboratori attivi in questi 10 anni di attività. E sono il professor Francesco Linoce, docente del Sacro Cuore di Milano, dell'Università Cattolica di Milano. Poi abbiamo lo psicologo Sergio Camellini, emerito poeta, grandissimo poeta e recensore. Abbiamo il giornalista Goffredo Palmerini, la scrittrice Annella Prisco, scrittrice, e anche lei fa critiche letterarie, ed è la figlia del famoso scrittore Michele Prisco. E poi abbiamo Fiorella Franchini, che è una giornalista. Poi abbiamo Vanessa Paluzzone, la baronessa Vanessa Paluzzone, che è docente di letteratura, e l'avvocato Federico Gentilini, studioso di cultura ebraica. Abbiamo anche un collegamento diretto con il mondo ebraico, quindi negli anni, con le attività, Verbulandi Art ha creato collegamenti anche con le altre religioni, perché il rapporto culturale e soprattutto umanitario, e la sensibilità di ogni cultura arricchisce. Soprattutto il messaggio è quello che vogliamo inviare ai giovani, stimolare, dare delle iniziative, spingerli a credere che la cultura è veramente la forza che può avere un individuo per crescere, e soprattutto per far valere i propri diritti. Senza cultura siamo semplicemente soggiogati da chi ci impone delle proprie opinioni, delle proprie idee. Invece la cultura, e non c'è bisogno, tante volte si parla di lauree, di tanti altri corsi e non corsi. La cultura si fa anche personalmente, anche con la buona volontà di imparare. Basta semplicemente applicarsi e impegnarsi, e poi dare spazio alle proprie capacità, alle proprie passioni. Io ho scoperto degli autori giovani che vengono un po' discriminati e messi da parte, perché non trovano lo spazio necessario per emergere. Io vado alla ricerca di questi. Facebook per me non è un mezzo per chiacchierare o dialogare con le persone, quanto più che altro per andare alla ricerca di nuovi talenti, di persone che hanno qualcosa da dire, anche nuovo. E io faccio una nota anche nei confronti delle case editrici, che spesso tralasciano, o quantomeno lasciano un po', cioè si punta sempre sul nome famoso, sulla personalità che dà sicuramente la possibilità di vendita. Ed è giusto anche questo, perché chiaramente c'è anche un discorso economico alla base delle attività necessario. Però io penso che il compito di chi ha un'associazione e crea dei premi culturali, dei premi di concorso, noi l'abbiamo chiamato dal 2020, è diventato premio d'eccellenza,
perché avevamo già premiato che abbiamo inserito nell'ambito delle premiazioni anche degli insigniti di vari campi per premiare la professionalità in merito. Persone chiaramente che hanno dato e danno al nostro paese. Inizialmente abbiamo premiato soltanto insigniti italiani, figure che sono emerse e hanno dato tanto, tanto al nostro paese nel loro campo. Poi chiaramente questo premio insigniti si è esteso anche agli insigniti stranieri. E quest'anno, per il decennale, unisco un po' tutti gli elementi perché sono concatenati gli uni con gli altri, perché dalla partenza, dal momento in cui è nata l'associazione nel 2013, era un sogno da parte mia, è diventato, grazie, ripeto, alla collaborazione di grandi amici e di grandi professionisti, è diventato invece una grande realtà e sta prendendo piede pian piano, pian piano, pian piano, ed essere valutato per la sua semplicità. Io dico sempre che non basta, non bisogna gridare forte, ma bisogna lavorare sodo, lavorare con correttezza, con onestà. Onestà in che senso? Dare spazio alle idee, ma sempre nel rispetto dell'altro. Io non ho nessuna riserva nei confronti di qualsiasi posizione, sia politica che culturale che religiosa, perché ognuno ha delle cose giuste e buone. Molte volte sono le informazioni che vengono un po' artefatte e vengono un po' falsificate. E dobbiamo uscire da certi schemi precostituiti, da certi fondamentalismi. E se parliamo di pace, se parliamo di diritti, se parliamo di parità di genere, se parliamo di libertà, lo dobbiamo fare avendo sempre davanti la conoscenza di quelle che sono le realtà di ogni paese, il pensiero di ogni persona. E per far valere ognuno il proprio pensiero non significa prevaricare e considerarlo come pensiero unico. Il mondo è fatto di tante persone, di tante culture. Nel rispetto di queste culture si può veramente costruire, secondo mio modesto pensiero, ma credo che come me lo pensano tutti i miei collaboratori, e ripeto, sono diventati nel corso degli anni tanti, anche se il gruppo che lavora costantemente, io l'abbiamo chiamato Comitato di Ricerca Scientifica, perché chiaramente ognuno ha la sua professionalità, ognuno parla e lavora nel campo suo di competenza. E questo è importante. Non possiamo sapere tutto e di tutti, ma ci vuole la persona giusta per ogni settore. E ogni settore va seguito con correttezza, con professionalità. Questo succede nel campo dell'editoria, nel campo della scrittura, nel campo del cinema e in tutti i campi. Io vengo dall'esperienza trentennale della diocesi Nardò-Gallipoli, dove ho svolto compito nella segreteria della Caritas diocesana. Ho fatto anni di formazione a Roma in Caritas italiana e l'esperienza che ho fatto mi ha insegnato il metodo. Io devo tanto alla Chiesa cattolica, sono credente, ma ho rispetto di tutte le fedi e credo nel dialogo continuo con tutte le fedi. E la Caritas italiana mi ha dato una formazione ad ampio spettro, a 360 gradi. Il metodo Caritas, io dico sempre il metodo Caritas, quello dell'ascolto, dell'accompagnamento, è importante, è fondamentale. Sapere ascoltare gli altri aiuta ad avere anche successo nelle proprie iniziative, nel proprio lavoro. Ed è questo che, e poi soprattutto l'ascolto paziente, l'ascolto dando agli altri la possibilità
esprimersi. E questo, diciamo, è alla base dell'attività di Verbulandi Art, APS. Ci tengo a sottolineare APS perché adesso bisogna anche sottolineare questa prerogativa dell'ambito sociale, perché noi ci rivolgiamo anche alle problematiche della donna, dei bambini sfruttati e dei problemi dei più sfortunati, le persone che diciamo hanno bisogno del nostro aiuto. Mi si può dire cosa serve un premio? Un premio è semplicemente un modo per stimolare gli altri a riflettere. E non è tanto ricevere una targa o un attestato in sé per sé, ma serve a far riflettere e a far parlare. Più voci mettiamo in campo. Io non sono contraria ai tanti premi che ci sono in Italia, perché bisogna dare spazio a tutti e ognuno aggiunge un tassello in più, quella goccia che dice sempre Madre Teresa di Calcutta, no? Una goccia, però serve, quella goccia serve all'oceano. E noi dobbiamo essere, ognuno di noi, una goccia nell'oceano. Io la ringrazio per essere stata con noi, dottoressa Resta, e ringrazio anche i nostri telespettatori e do appuntamento alla prossima puntata di Vivere e Raccontare. Posso dire una cosa soltanto? Certo. E ci tengo a sottolineare perché il frutto dell'associazione è per me un orgoglio, è la rivista Verbum Press, che è online e che tutti possono vedere, leggere e quindi conoscerci ancora meglio. E lo dico anche agli editori, perché Verbulandi Arte al momento è soltanto una rivista online. Abbiamo il desiderio, l'ambizione di trasformarla anche in una rivista grafica, cartacea, chissà, e ce l'auguriamo. Ce Intanto l'auguriamo anche noi. Certo. vi proponiamo di leggerla. Grazie, grazie Grazie. mille. Grazie a lei e grazie anche ai nostri telespettatori. Alla prossima puntata. Grazie.